io farò delle brevissime presentazioni proprio degli autori, giusto per farvi conoscere chi in generale. Però prima di iniziare voglio permettermi una parentesi, vorrei invitare qui Gianni dell'associazione Spazio Infantile, perché c'è un premio che organizzerà ogni 2 anni, che è il premio Cimenta di Minerva, che quest'anno si vogliamo riproporre a tutti i nostri. E abbiamo lanciato una verifica, perché non so nemmeno come si pronuncia. Una campagna di crowdfunding, adesso si chiama così, una campagna di raccolta fondi. Il nostro premio letterario nasce diversi anni fa, abbiamo fatto già 2 edizioni con finanziamenti che possono arrivare da una piccola associazione, quindi potete immaginare la quota di tesseramento piuttosto che qualche piccola offerta dei soci. Per il terzo anno, quindi per la terza edizione, non ci siamo riusciti perché non abbiamo avuto fondi, quindi abbiamo deciso di allargare il nostro premio letterario e di condividerlo con tutti. Quindi questa campagna di finanziamento di crowdfunding appunto nasce per questo motivo. Quindi il premio letterario Cimenta di Minerva, dedicato a Antonio Guerriero, che è un socio della nostra situazione che purtroppo non c'è più, si allarga e si apre a tutti e quindi permetterà a tutti di dare un piccolissimo contributo, anche di 1 euro. La sottoscrizione la trovate sul sito che è cimentadiminerva.wordpress.com, che è il nostro blog, dove potete trovare il link, e chiunque voglia può dare un piccolo contributo a questo premio di poesie, per la poesia edita che facciamo ogni 2 anni, che è andato un po' più in dettaglio, sono moltissimi partecipanti, moltissimi autori che magari come voi hanno mandato la loro opera e hanno partecipato a questo concorso, che vuole portare la poesia nelle case delle persone. La formula è quella che è una via tecnica che sceglie 3 opere. Successivamente questi libri vengono acquistati e distribuiti alle persone, quindi i libri di poesia nelle case delle persone. Quindi a questi discorsi lo diviamo, non massimo un nucleo familiare dove c'è solo letto, quindi è il modo per diffondere, cioè, 20 famiglie. 20 famiglie che possono insomma leggere i libri di poesia, l'obiettivo nostro è quello. Non abbiamo bisogno di molto, ma quel poco che ci serve sempre, perché purtroppo a tutti questi mesi ci stanno, come immaginate, quindi chiunque volesse pubblicizzare il nostro evento, questo link e magari la facciare con i suoi amici, chiunque volesse darci una mano anche con un solo euro si fa un grosso poco perché il premio è un costo. Grazie. Ed è che i soldi per l'Italia non a pagamento, certo, non è a pagamento, non è rigorosamente. Beh, io entrerei subito nel vivo della serata e inviterei qui Paolo Panista. Di Paolo qui diciamo qualcosa. Lui si occupa sia essenzialmente di poesia, si occupa anche di musica, è un batterista e ha 2 formazioni, sia di arte che di letteratura. In particolare però dalle sue pubblicazioni qualcuno si chiama Cambio Quatici e un altro nel gruppo di un suo che è altro un music. Da resto i suoi testi sono molto pochi, molto determinati. Tra le tante cose che ha fatto, per 2 pubblicazioni di poesia, che sono Memo, per la scuola di edizione, e Porta Segreta, 25 poesie.